Buona giornata a tutti. Ciao Carlo, ciao Alessandro. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Siamo a fine anno, tempi di consuntivi e di auspici. Diciamo, se dobbiamo fare un consuntivo, c'è un punto di partenza obbligato. Come si fa a evitarlo? L'anno bellissimo, forse è un po' sfuggita quella frase al Premier Conte 1. Alla fine, secondo i preconsuntivi del governo, la crescita del PIL sarà praticamente zero, 0,1, qualcosa del genere. In che misura questo è dovuto a fattori esterni, la guerra dei dazi, pazzesca, questa guerra folle scatenata da Trump e che sta mettendo in subbuglio un po' il mondo intero, e in che misura è un problema invece italiano? Il deficit in spregio delle regole europee, in spregio dei mercati, quello che fu annunciato dal balcone. Carlo, come la vedi? Ma la vedo che cioè il grosso del rallentamento dell'economia italiana rispetto all'anno scorso è stato dovuto alla congiuntura, al fatto che l'Europa, tutta l'Europa ha rallentato, che a sua volta è stata molto influenzata dalla guerra dei dazi, il fatto che la Germania abbia rallentato ha pesato sull'Europa, in particolare su di noi. E detto questo, è chiaro che ha contribuito in parte, non credo sia stata la cosa principale, ma ha contribuito in parte anche quell'aumento dello spread che c'è stato l'anno scorso, l'incertezza che questo ha creato e più in generale l'incertezza che gli sviluppi politici hanno avuto nel corso del 2019. Detto tutto questo, non dimentichiamoci una cosa, il problema della bassa crescita in Italia è un problema che dura da un mucchio di tempo. Fra 2 giorni, cioè martedì, si conclude non soltanto l'anno, si conclude anche il decennio. E questo decennio, il decennio che ha visto il tasso più basso di crescita del PIL, intorno allo 0,2% all'anno, dall'Unità d'Italia. Cioè, abbiamo battuto il decennio degli anni 40 con la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo battuto il decennio precedente che pure aveva avuto la crisi economica globale. Questo decennio è davvero piuttosto preoccupante. Quindi vediamo. Dobbiamo vedere le cose in prospettiva. Il problema fondamentale dell'Italia rimane un problema strutturale, le riforme non si fanno e l'Italia cresce poco per questo. Ecco, Carlo, tu hai citato anche un problema di regole e di incertezza delle regole. Qui a me sembra, mi rivolgo ad Alessandro, che ci sia un problema di incertezza di regole, sia quelle internazionali, quelle del WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ci sono ancora, Trump qualche volta le usa quando gli fa comodo come su Airbus, altre volte invece mette dazi perché gli fa comodo. Con la scusa magari della sicurezza nazionale, che non c'entra niente naturalmente con le regole. E poi c'è un problema di regole interne, lo scudo penale dell'Ilva che viene che va e che alla fine se ne va. Adesso c'è il milleproroghe con tutti i problemi su autostrade. Abbiamo parlato l'altra volta della prescrizione, tutte cose che cambiano le regole e creano probabilmente problemi alle imprese, anche questo è un fattore di una certa importanza. Beh, il fattore sicuramente del commercio internazionale crea una riluttanza ad investire, ad un'incertezza. Le regole del WTO, sì, in teoria ci sono ancora, ma ad esempio gli Stati Uniti adesso non stanno nominando i loro giudici nel panel di arbitrato che all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio decide se qualcuno ha violato le regole, ha fatto dumping e così via. Ovviamente senza i giudici americani non va avanti neanche il collegio arbitrale. Quindi si è passati da un multilateralismo con regole imperfette ad una serie di accordi bilaterali o trilaterali, uno diversi dall'altro, e tra l'altro con regole ad hoc, nel senso che se noi prendiamo il più recente,
e cioè il nuovo accordo tra Messico, Canada e Stati Uniti, che ha sostituito il NAFTA, lì non è che c'è un maggior libero scambio, l'unica cosa che c'è in più è che i messicani si devono beccare per fare le auto americane il 60% di parti dell'auto che vengono prodotte in America. Quindi sostanzialmente, come si sta risolvendo la grana Cina-Stati Uniti, i cinesi si impegnano a comprare più carne di maiale o soia americana. Quindi non è che c'è un abbassamento di tariffe, un quadro di regole. Si negozia pezzetto per pezzetto. In Italia la situazione è paradossale, perché in tutti i grandi dossier in questo momento aperti, il problema principale sono proprio le regole. Ilva, l'abbiamo già detto un sacco di volte, hanno tolto lo scudo e quindi hanno dato il destro a Arcelor, che si voglia giudicare la mossa che è stata fatta, comunque legittima proprio per aver tolto lo scudo. Per Alitalia non si capisce assolutamente niente la procedura, come va la procedura di gara per avere un compratore, ormai 20 mesi che non si capisce, i dati non sono trasparenti e quindi sappiamo che perde, ma non sappiamo esattamente come verrà risolto. Per Autostrade si introduce questa cosa in un mille proroghe, tra l'altro, no? Un cambiamento epocale sulle concessioni. Allora il governo sembra di essere furbo dicendo ti rimborseremo solamente quello che hai investito invece che il valore di mercato. Ecco, la prossima volta che daranno una concessione, voglio vedere chi trovano, perché poi loro adesso hanno in mente come districarsi da questa situazione con Autostrade e punirla. Poi però le concessioni devono essere date a qualcuno, escludendo che possa essere l'ANAS. Speriamo. E quando le ridai a qualcuno, voglio vedere chi trovano, se sapendo che gli viene tolta, gli vengono dati gli investimenti e non il valore di mercato. Della prescrizione abbiamo detto, persino il presidente dell'antitrust, invece che parlare della concorrenza, parla della concorrenza fiscale, se la prende con l'Olanda. Quindi c'è un quadro che è in un movimento confuso, perché un conto è avere un quadro giuridico e normativo in movimento in una certa direzione. Anche questo diventa una cosa prevedibile, in cui ciascuno in qualche modo presenta quelle che sono le sue idee. Ma qui abbiamo un quadro confuso, ad hoc, situazionista, che a seconda della situazione c'è un'invenzione nuova. E questo naturalmente è stato detto molte volte, l'incertezza del diritto frena, fa scappare, scoraggia ed è una zeppa allo sviluppo. E in tutto questo il ministro Gualtieri ci dice che non è più stato, Conte annuncia una riflessione, chiamiamola così, nel governo per trovare i modi di rilanciare la crescita. Riusciranno a rilanciare la crescita o ci ritroveremo con una nuova IRI che assomiglierebbe molto, dalle premesse, diciamo, in realtà una nuova GEPI per l'Italia, per l'ILVA, per tutte le situazioni di crisi? Insomma, c'è grande voglia di ritorno dello Stato. Vedete questo rischio, Carlo? Ti sembra... Ma adesso non darei troppo peso alle parole di Gualtieri, insomma, poi bisogna vedere in pratica cosa fanno. Cioè, dire che in certi casi c'è uno spazio per lo Stato, beh, questo lo sanno tutti, se c'è un fallimento di mercato ci deve essere una presenza pubblica. Poi in pratica bisogna vedere che cosa si intende. Certo, i segnali dell'ultimo anno e mezzo sembrerebbero verso un ritorno a una maggiore presenza pubblica nell'economia. Il Monte dei Paschi è stato in passato di fatto nazionalizzato, doveva essere poi messo sul mercato, adesso non se ne parla più. Popolare di Bari forse farà la stessa fine. Io credo che questi interventi, l'ho detto più volte, sono necessari per salvare le banche, anche se comportano momentaneamente una proprietà pubblica delle banche stesse. Però questa cosa è una cosa temporanea, non può andare in avanti.
si parte in questa generale tendenza a una maggiore presenza dello Stato dell'economia, io personalmente non credo sia una buona idea, altri vanno idee diverse. La cosa che però è più assurda è che quelli che adesso vogliono spingere per una maggior presenza dello Stato dell'economia sono quelle che per anni si sono lamentate delle 10.000 società partecipate, degli 10.000 partecipate locali, degli enti locali, perché queste erano carrozzoni a livello locale, perché queste erano poltronifici, perché questi erano rifugi per i politici trombati. Adesso a livello nazionale però sembrerebbero voler, perlomeno suggeriscono, che una presenza maggiore dello Stato e dell'economia potrebbe avvenire senza questi problemi che invece si sono manifestati in passato nello Stato centrale e adesso ancora negli enti territoriali. C'è anche un piccolo problema di linguaggio orwelliano, dico solo questo, perché, non so, per esempio per Alitalia, mi sembra Patuanelli ha detto il mercato ha fallito. No, non è che ha fallito il mercato, ha fallito Alitalia. Il mercato ha funzionato benissimo. In Italia si viaggia in aereo molto di più. Ryanair ha 30 milioni di passeggeri, EasyJet, persino Lufthansa adesso ha più passeggeri sulle rotte internazionali dell'Italia. Quindi c'è anche questo linguaggio orwelliano che la gente pensa all'Italia è un fallimento di mercato. Non è un fallimento di mercato, è un fallimento dell'Italia. Il mercato, anzi, ha coperto alla perfezione tutto quello che l'Italia non è riuscita a fare. E quello che conta è che noi siamo in grado di viaggiare da Fiumicino, da Milano, da Venezia, da tutte le località. Molto di più. Più di prima, ecco, il nostro tempo sta per scadere, ma non posso, diciamo, non citare uno dei protagonisti del 2019, che è stato lo spread. Col Conte 2 è sceso di 100 punti, ma siamo ancora 100 punti al di sopra del Portogallo, per esempio. Nell'ultima chiusura eravamo a 160, il Portogallo stava a 60. Ma di che cosa hanno paura gli investitori? Evidentemente hanno ancora paura dell'Italia, forse di tutte queste cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Ma c'è di più, Carlo? No, sono tutte queste cose. Non abbiamo nominato esplicitamente il debito pubblico, ovviamente. Siamo il paese con il debito pubblico più alto che si finanzia sui mercati, perché la Grecia non si finanzia sui mercati. Siamo il paese che insieme alla Grecia è cresciuto di più, di meno negli ultimi 10 anni, 0,2%. La Spagna, che pure ha avuto una grossa crisi, è cresciuta 5 volte, a un tasso medio nell'ultimo decennio di 5 volte più alto. Noi abbiamo fatto 0,2, la Germania ha fatto il 2% all'anno negli ultimi 10 anni, la Francia l'1,3%. Abbiamo un debito pubblico alto, ma è chiaro che la paura è che a un certo punto qualcuno dica: ma per risolvere questi problemi, invece di fare le cose che bisognerebbe fare, cerchiamo le scorciatoie. La scorciatoia comporta ovviamente l'uscita dall'euro. Quindi di nuovo si torna allo stesso problema. Con questi... Sì. Cioè si c'è anche il timore che quello che qualcuno prima o poi cerchi delle soluzioni troppo facili, la ristrutturazione del debito, oppure l'uscita. Okay. Sì, gli apprendisti sono in sonno ma non sono spariti. Sono in sonno ma non sono spariti, e con questo tono un pochettino preoccupato speriamo che, diciamo, poi i prossimi giorni portino qualche buona notizia. Chiudiamo qui questa conversazione. Vi ringrazio. Credo che abbiamo informato di quello che sta succedendo in maniera utile. Benissimo. Buon anno a tutti. Buon 2020, buon anno. Buon 2020. Grazie.